Eh sì, le riprese col caldo e il montaggio con il diluvio universale. Allora, primo giorno di montaggio. Vediamo i due tecnici, Federico e Melo. Melo non l'ho visto, è da luglio che non l'ho visto una volta senza cuffie. Possiamo vedere come due, ognuno nelle proprie postazioni, si accinge a svolgere i propri compiti. A distanza di tempo, vedere queste riprese è emozionante, a dir poco emozionante. Però sto cercando di utilizzare un linguaggio che si addice. Quindi vediamo il regista ogni tanto sbattere pugni. A fine montaggio la scrivania dovrà essere sicuramente cambiata. Cosa è successo? Durante le riprese non avevamo né il segretario o la segretaria di edizione. E quindi adesso ci dobbiamo rivedere tutte le riprese, perché ovviamente molte cose non le abbiamo segnate perché il tempo era poco, e dobbiamo vedere quali sono quelle buone. Quindi tutto questo per non avere una persona in più. Purtroppo non ci colpiamo noi abbiamo lanciato il casting anche dello staff, ma qui purtroppo ancora le persone sono ignoranti di questa tipologia di cose, nel senso che ignorano che si possono fare belle cose col cinema, giusto? Vuoi annunciare qualcosa? Vuoi dire? Vuoi sparare qualche minchiata come al solito? Non so. Comunque, e niente, qua abbiamo la schermata principale con tutte le scene. Audio. Con il bordello. E il bordello. Con il bordello. Perché è veramente un macello, ce ne sono tante. Tante scene. Piangere le grandi, andate vicini. Minchia, ma te ne darei tanto. A me? Era un'ora che la cercavo, era qua. Qua. Due scene. Ecco, qua. Ogni tanto. Oh. Ah, ecco, ogni tanto c'è qualche problemino di. Sempre a livello di. Un po' di menefreghismo da parte di questi ragazzi. Di questi ragazzi bravissimi, ma. Io sentivo nel collo dell'acqua, ma non capivo, pensavo fosse che arrivasse davanti e poi facesse un giro e mi arrivasse anche di dietro, però non lo so. Come si chiamano queste questi problemi ambientali? Calamità. Ma può essere due scene hanno lo stesso audio? Sì. Anzi, ce ne molte così. E sono tutte e due in movimento? Cioè, sono tutte e due di Carmelo in movimento? Così. Vediamo, fai play. Questa non è in movimento, questa è sul cavalletto. Ah? Eh? Questa è sul cavalletto. Il movimento è la scena in movimento, ma questa è sul cavalletto. Ok, ok, perfetto. Vero, quella di prima invece era in movimento. E che faccio? Lo duplico sto audio oppure te lo lascio sempre così? No, così 38,58 e 38,90. Yeah. Medio in movimento. Quindi c'hai da impazzire, mi stai dicendo? Bellina mamma di Rosario. Hai messo 60. Io ho messo 60. Vedi, vedendo l'occhio di. Glielo di board in mind. Wow. Sembra strano. Inquadra il Federico, per favore. Sembra strano, ma c'è una cambria. Che sto addirittura lavorando. Pure stamattina. Di che sta facendo? Sta facendo l'audio, l'abbiamo detto stamattina. No, ma dillo di nuovo. Sempre l'audio faccio. Sempre.
Sempre, compare. Sempre l'audio. Sempre l'audio. Sono 3 anni che faccio l'audio. Dico, stamattina facevo l'audio, faccio l'audio pure adesso. Ci bagniamo il pane perché me lo cambri è stronzo. E si merita che ci bagniamo il pane verso di lui proprio. Mi stai divertendo, di stress. Comunque, Mario Farini non ci ha preso da mangiare, solo da bere. Perché questi ragazzi sono particolari. Se vediamo un bicchiere di vino rosso, no, carne senza carne non è bevo vino, quindi ci stiamo bene. Andiamo là a Torino a prendere un pezzo di carne per un bicchiere di vino. Ma pare, Charlie, la paladina. Ma due paladini. Ci sentiamo qua. Sì, ci sentiamo. Andiamo a Dubaglia, posso andare così. Ma devi prendere pure quelle confezionate. Due paladine. Oh, ancora non l'abbiamo detto in nessun diario di bordo perché ancora non ci siamo arrivati. Perché siamo sempre indietro. Siamo usciti sulla Gazzetta del Sud. Porco cane. Ah, 2 mesi. Ma mica, questo lo sai quando uscirà sto diario di bordo? Ah, dal è buio, 7 di agosto. E oggi è? 6 di settembre. Ah, un mese. Minchia, devo rimanere in punto. Mi ha messo in mantano. Se la scena è rovinata. Devo chiedere al cazzo. Perché è bloccato? E me che sei bloccato? L'hai rotto, compare. Minchia, non ho salvato. Vabbè, vai su. No, sono su QuickTime. Vai su quello che ti ho detto io l'altra volta. Uh-huh. Monitoraggio e attività. Dov'era? Nei programmi utili. Altro. Monitoraggio e attività. Vi abbiamo ingannato dicendo che a metà luglio avevamo già finito le riprese. Invece no, ce ne manca una. Ce ne manca forse un po' di più, però questa qua già la stiamo facendo. Poi ci manca quella della chiesa, ma non so se la taglieremo, probabilmente sì, se non troviamo una controfigura in fretta. Ma comunque, stiamo montando il green screen per riprodurre la porta d'ingresso. E quindi niente, adesso con il green screen metteremo dei marker in modo tale da poter creare lo scenario in 3D. Allora, prima si è scaricata la batteria, abbiamo fatto la ripresa, adesso c'è Melo che sta riprendendo i piedi di Carmelo Popolo. Scusa, come gliele devo far interpretare i piedi a mio padre? Alle 10:10. 10:10. Prima abbiamo fatto la ripresa dell'ingresso, essendo che non avevamo un ingresso, o comunque dovevamo andare lì sul posto e onestamente era camurioso, abbiamo ricreato questo. In modo tale che lui entra da così e noi con ovviamente la magia del cinema che faremo? Prenderemo questo e lo toglieremo e metteremo lo sfondo e niente, stiamo lavorando per noi, per voi e per tutti, ciao. Lavoro in una compagnia teatrale, sia Accademia Sarabanda da circa 8 anni. Allora, buongiorno ragazzi, siamo oggi qui allo studio, è il 9 settembre, wow, 2016, stiamo per montare il film. In realtà io non faccio niente, lo montano Federico e me lo cambia, si sta dedicando all'audio. Ecco, c'è Federico che guarda le scene e poi il mio lavoro sarà in post-produzione. Dovrò supervisionare alcune cose, faremo alcune modifiche con la magia di After Effects e con la correction, tutte queste cosine qua che vanno comunque fatte dopo. Azione. Guardiamo un po', Federico all'opera. Ma è messa in wide la macchina, la GoPro? Hai fatto narrow, come si fa capire? No, wide. Devi cercare su Google. Sì. Cerco su Google. E niente, Federico è qua. Qua c'è Melo Gambia che sorride, che immagino. Guardi pure le scene, guardi. Melo. Ehi. Guardi pure le scene. Cioè, perché? Perché devo sentire i. Non posso basarmi sulle battute, devo sentire quello che c'è prima e dopo. Per impostare l'audio preciso. In mancanza del chat. Lo tagli giusto. Non posso prendere la recitazione che è sempre uguale. Devo prendere le minchiatine. Grande Melo! Che sono sempre diverse. Grande Melo! In mancanza del.
Chuck è buono. Ma Chuck è buono, c'è, ma che non lo sapete no, fare. È mancanza del Chuck. Perché il Chuck si mette davanti, poi si fa il rec e poi si fa l'audio. Cioè, mancanza insieme. Del Chuck che mi dice scena 8, ripresa questa, audio questo. Lo volevo fare, era mia intenzione farlo. Poi finire e finire a cazzo. Ti pare però. Perché è sporco di terra? Che ne so, tu non lo usare la mano. Aia! Le caviglie. Si può lavorare. Non si può lavorare, cazzo. Volevo mettere pausa e ho messo staccato. Mi ha staccato pure la cosa, figlioli. E lui è già. L'amore. Scusate il disturbo, stavo cercando la signorina Carmen. Vuoi andarci adesso? Ok. C'è stata una strada.